Persona umana è un essere insieme corporeo e spirituale. Il racconto biblico esprime questa realtà con un linguaggio simbolico quando dice, Genesi capitolo 2 versetto 7, Dio plasmò l'uomo con la polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. L'uomo tutto intero, anima e corpo, è quindi voluto da Dio, spirito e materia. La fede cristiana dunque ha una concezione positiva del corpo, dovuta al fatto che il corpo è dono anzitutto di Dio creatore. La coscienza di essere creato da Dio a sua immagine e somiglianza porta la persona alla consapevolezza di essere dono ricevuto da un altro. Da un tale essere dono deriva l'impegno, il progetto di dover essere dono con e per l'altro e per il mondo intero. Papa Francesco, nella sua enciclica Laudato Si, afferma: l'accettazione del proprio corpo come dono di Dio è necessaria per accogliere e accettare il mondo intero come dono del Padre e casa comune. Inoltre, non dimentichiamo, per la positività di questo corpo, non dimentichiamo che il corpo è stato assunto da Cristo nell'incarnazione. È il mezzo di redenzione, corpo immolato e risorto del Cristo. È tempio dello Spirito Santo. È chiamato a risorgere alla fine di questo mondo. La fede cristiana afferma che l'essere umano non ha anche una corporeità, ma è anche una corporeità. Utilizza dunque il verbo essere e non il verbo avere. Inoltre, la fede cristiana ci fa affermare l'unità di anima e di corpo quale spirito incarnato, corpo animato. Secondo la concezione della persona umana tipicamente cristiana, l'uomo è un essere unitario, non solo il corpo, non solo l'anima, ma la persona umana è spirito incarnato, unità inseparabile tra corpo e anima. La fede cristiana dice no al materialismo, no allo spiritualismo, no al dualismo. Ma questo dire no è frutto della sua affermazione del sì, perché la fede cristiana dice sì alla persona uniduale, corpore et anima unus. Corpo e spirito si possono certamente distinguere, ma non separare. Questa unità di corpo e di anima richiede l'impegno di crescita di entrambi. Come ebbe ancora a dire Papa Francesco in un'omelia dell'11 gennaio del 2015, quello che fa il latte per il corpo, la parola di Dio lo fa per lo spirito.